La storia non si costruisce in un giorno e la partita con Lentella, che avrebbe potuto essere la ciliegina sulla torta dei 115 anni, non riesce comunque a raffreddare il momento della festa, incominciata peraltro già in campo durante l'intervallo con alcuni dei protagonisti di quella vittoria nella Coppa Anglo-Italiana che ancora oggi, dopo 25 anni, è viva nel ricordo di tutti. Lozzini applaude e ringrazia. Poi la festa si sposta al Bocciodromo, dove arriva anche la squadra di oggi al completo. Mancavano solo i tre nazionali, Uicani, Scamacca e Maček, e l'infortunato Almici. Tutti gli altri, staff compreso, visibilmente provati dalla gara e dalla sconfitta, si sono concessi con la massima disponibilità ai tifosi per autografi, foto di rito, selfie e qualche battuta sull'andamento del campionato. Calda comunque l'accoglienza dei tifosi, che non dimenticano la cavalcata dello scorso anno e incitano la squadra a non mollare, risponde il capitano Andrea Brighenti. Voglio solo ringraziare tutti voi che siete qua e tutti quelli che oggi ci hanno sostenuto fino al 95esimo allo stadio. E noi siamo dispiaciuti per questo periodo, ma siamo un grande gruppo, come abbiamo più volte dimostrato, e usciremo da questa situazione ottenendo grandi risultati anche quest'anno. Quindi grazie ancora e forza Cremonese. Grande l'affetto dimostrato alla Cremonese del passato, a Gigi Simoni, Riccardo Maspero, Corrado Verdelli, Marco Giandebiaggi, Gianni Cristiani e Ligio Nicolini presenti alla festa. Poi a Cristian Trapella, della terza squadra che è arrivata a Cremona per i festeggiamenti, quella di Gioacchino Prisciandaro, rimasto in città per 4 giorni per promuovere il suo libro. Anche per lui l'abbraccio dei tifosi sabato in occasione della presentazione alla Stradivari, e poi all'ingresso della Sud prima della partita, che ha seguito in tribuna accanto agli altri ex, fremendo durante tutti i 90 minuti.